prendi tutti e due. Ciao. Dobbiamo prendere i funghi, le castagne e abbiamo visto anche una volpe. Respirare pieni polmoni. Ho freddo. C'è una massa di tamburo. Ah. Eccolo qui. Eccolo là. Lo scoiattolo. Eccolo lassù. Guarda, con la pancia bianca. Lo vedi? Guarda. L'aria più pulita d'Europa. L'acqua. Per andare. Ci saranno pesci. L'acqua. Eccola l'acqua. L'acqua. E acqua dolce, va. Marcello, tranquillo, tanto non ho neanche l'attrezzatura perché praticamente le pinne sono spaccate, quindi con lo scotch non reggerebbero proprio. Poi il 110 devo controllarlo perché forse è inclinato. No, ma poi le persone che mi hanno soccorso sono state gentili, mi hanno portato lì dove sta il deposito a Gandoli e lì c'erano quei due che mi avevano preso, mi hanno ripagato le pinne. È una scena pazzesca. Poi però magari domani ti chiamo con calma e ti racconto bene, dai. C'è altro da aggiungere a queste parole? Possibile che nel 2022 si debba ancora rischiare la vita un incidente perché c'è gente in mare che non ha cognizione di causa? E soprattutto considera una boa in mezzo a mare come un oggetto vicino al quale bisogna passare per dimostrare chissà qualcosa? Sono arrabbiato, sono deluso, sono un po' frustrato per quello che è successo al mio amico Piero e che sicuramente avrete visto o sentito nell'audio che ho condiviso. Ma ci sono soluzioni per questi problemi? Possiamo fare qualcosa? Vediamo di discuterne un po' e cercare di sfruttare anche la giornata per la pesca. A dopo. Ovviamente in situazioni del genere, in cui praticamente un'estate non aspettata scoppia di nuovo, è ovvio che tutti cercano di approfittare del bel meteo per potersi buttare a mare, se hanno quella passione, quindi dedicarsi alla pesca nelle sue varie modalità, anche con le barche. E ovviamente ritroviamo anche i soliti pescatori della domenica o qualcuno che magari tanta esperienza in barca non ce l'ha e magari sta affittando delle barche, e ci ritroviamo praticamente addosso in una stagione in cui invece i pescatori in apnea sono molto più numerosi, proprio perché io ho sempre detto che in autunno il mare si risveglia da un certo punto di vista e quindi noi siamo molti di più. Ma se questo deve essere un rischio, quali sono le soluzioni per poter evitare questi incidenti? Ma io adesso sarò un po' impopolare e magari dirò che forse pensare a una patente a prescindere per chiunque debba prendere un'imbarcazione forse è necessaria. Voi considerate che ad oggi si può praticamente noleggiare senza nessuna cognizione di causa un'imbarcazione di 5, quasi 6 metri con un motore di 40 cavalli che sprigiona al piede anche 70 cavalli, capace di far fare a quella barca anche 30 nodi senza nessuna cognizione di causa. Cioè senza avere nozioni su come si sta per mare, su come si manovra, che cosa a cosa bisogna stare attento, il meteo, ma non dico per la propria incolumità, ma chi se ne frega, a quel punto tu decidi di buttarti in questa avventura senza nessuno in paracadute, fatti tuoi. Ma il problema è che crei dei seri rischi per chi sta in mare con te, altre imbarcazioni, ma soprattutto noi che siamo in acqua. La risposta di questo signore, che innanzitutto, secondo il racconto di Piero, si accorge di aver preso qualcuno e con tutto quello che fa, scusa e non si ferma. Questa è omissione di soccorso, perché il tizio non sa che cosa è successo al sub. E la risposta del famigerato istruttore che dice ma tu non dovresti stare a questa distanza dalla costa, mi fa capire che anche chi millanta di essere un esperto nel campo non ha nozione totale di quelle che sono le norme. Cosa possiamo fare per difenderci da questa pazzia? Ma
primo ovviamente segnalarsi, anche se qualcuno dice che la segnalazione sia solo per motivi di legge, lo devi avere il pallone, quindi può anche essere di dimensioni minime. No, no ragazzi, il pallone deve essere visibile, deve essere un faro nella notte, deve essere qualcosa che si muove, una bandiera che flappeggia, non una bandiera ferma che è poco facile da individuare, qualcosa di abbastanza grosso e alto per farvi vedere, perché fidatevi, dà una sicurezza a voi che siete in acqua, ma soprattutto vi dà quelle chance in più di essere visti e notati per tempo, perché anche contro sole certe cose non si vedono, e non voglio giustificare chi va per mare senza guardare a queste cose. Lamentarsi, arrabbiatevi, assaltate chi si avvicina a voi anche 40-30 metri dalla vostra boa, gridate, urlate, fategli capire che lì non ci deve stare. Se cominciate a istruire questa gente, a far capire loro che c'è un problema nell'essere così vicino a un pallone di un pescatore, magari la prossima volta non ci passa. Arrabbiatevi, anche se non è il caso, arrabbiatevi, urlate, urlategli contro, fategli capire che voi siete a disagio perché il fatto che quello vi sia passato a 50 metri, ricordo che dovrebbe passare a 100 metri, ma non ha senso neanche passare a 20 metri, a 30 metri. Arrabbiatevi, gridategli contro, fategli capire che non si sta per mare così, fatelo, imbarazzatelo, fategli capire che non sa stare per mare, dovete educarli. Cerchiamo di denunciare nel momento in cui qualcosa del genere avviene, perché è vero che la delusione di Piero è ovvia nelle sue parole, dice vabbè ma tanto anche se li denunci che fanno? No, denunciate le forze preposte per il mare, guardia costiera in primis, ma ci sono anche altre forze che operano sul mare. Se la denuncia viene fatta in maniera precisa, in quel caso lì era stato individuato anche una persona. Accidenti ragazzi, bisogna denunciare, perché una persona del genere ha quasi ammazzato una persona, cioè, ma vi sembra normale? Quindi denunciate, abbiate fiducia nelle istituzioni, una telefonata, la capitaneria di porto è sempre disponibile, chiamate e denunciate un evento del genere, magari contro ignoti, se siete più specifici meglio ancora, perché la persona verrà punita. Direte che non c'è la certezza della pena? Vabbè, siamo in Italia, però almeno diciamo qualcosa si smuove. Già il fatto che se ne stia parlando, magari. Io ho inviato quel messaggio a tutti i ragazzi di Abis e a tutti quelli che diciamo fanno parte dell'entourage della pesca in apnea, per stare attenti prima, per vedere quello che è successo, per raccontare la cosa e fare in modo che la cosa non possa ripetersi, o perlomeno di fare attenzione. Istituire questa benedetta patente, perché non è possibile che per avere un motorino a 14 anni bisogna fare un corso patente, pratica e teorica. Qui c'è, come vi ho detto prima, per avere un mezzo che sfiora i 30 nodi per mare, dove non ci sono strade, semafori e stop, si possa andare così all'acqua di rose senza essere mai stati in acqua o per mare. Sarebbe bello se ci fosse un po' più di controllo per mare, però io mi rendo conto che le forze dell'ordine hanno tantissimi problemi di budget per poter assicurare una copertura di tutte le coste. Poi immaginiamoci, le nostre coste sono così estese, figuratevi se ci può essere un gommone, una barca, un'imbarcazione della capitaneria di porto, piuttosto che diciamo di altre istituzioni che possano controllare queste cose. È ovvio che non succederà mai, però coinvolgerle per quello che succede, dando delle indicazioni ben precise, può metterli anche nella condizione di venirci incontro. Ma voi immaginate che cosa sarebbe potuto succedere se Piero non fosse stato così scaltro sveglio da staccarsi subito dalla posizione? Come minimo gli sarebbe stato tagliato un piede e una gamba. Ho detto questo, stiamo cercando di rimanere appunto calmi. Oggi, 1° di novembre, ormai siamo con l'ora legale in corso e quindi abbiamo perso di fatto un'ora di pesca, però le giornate sono ancora fantastiche. Siamo praticamente in estate, perché fuori dall'acqua vi assicuro che io qui sto schiumando, ma lo faccio per evitare insomma colpi di freddo quando sono in navigazione. Quindi giornate fantastiche queste, sono stato in montagna come avrete visto da qualche spezzone di qualche video. Bella la montagna, è bella, bella, bella. Sì, però il mare ragazzi, vabbè, un po' campanilista io, però non solo per questa attività e diciamo per questa mia passione, però vabbè, non voglio generalizzare, ma dopo un po', 2 o 3 giorni posso durare in montagna. Il veleno l'ho sistemato, ho cambiato gli elastici, ho cambiato la sagola che non cambiavo dall'inizio, da quando l'ho preso, quasi 3 anni, non ho cambiato nulla su quel fucile. Adesso con questi nuovi elastici vedremo che cosa succederà, ma immagino sia sempre comunque performante e cercheremo di metterlo alla prova anche oggi. Comunque, adesso basta parlare e ci vediamo direttamente allo scivolo. Ciao! Ciao ciao ciao! Oh ragazzi, vi posso assicurare che qui è estate. Io giusto perché c'è un po' di venticello sto così, non so neanche se mettermi la giacca, probabilmente adesso che accelero sì, però è una sensazione fantastica, estate.
Allora, siccome ho cambiato gli elastici al veleno, adesso poi vi mostrerò qualcosa a proposito delle attrezzature. Voglio andare a provare identici subito, non nel posto dell'altra volta dove li ho presi, ma in un'altra zona, in un altro sommo che secondo me potrebbe dare delle buone soddisfazioni. Comunque, bando alle ciance, accelero e andiamo sul punto di pesca. Ciao! Tante imbarcazioni oggi, veramente bisogna stare attenti, come se fosse estate, però questo non ci ferma, neanche un po' di mare. Oh, allora, eccomi sul punto di pesca, la visibilità niente male, il mare si sta calmando anche se in navigazione un po' di treni d'onde da sud-ovest l'ho preso, ma niente di che. Torniamo un attimo sul discorso della visibilità in acqua, ora... Ovviamente i palloni piccoli, quelli lì diciamo veramente minuscoli che sono anche in commercio, sì, possono essere utilizzati, però io li consiglierei soltanto in una questione di gara e anche lì con qualche dubbio, perché poi alla fine quanto materiale potete trasportarci sopra? Quando invece siete fuori da una situazione di gara, in una situazione come oggi magari in cui c'è tanta gente per mare, avete visto durante la navigazione è pieno di pescatori anche in barca, dovete segnalarvi ragazzi, dovete segnalarvi con qualcosa non di enorme ma che sia visibile. Allora, primo consiglio: una bandiera che flappeggi, che si muova, non di quelle rigide, perché quelle rigide gonfiabili, sì, anche se di buone dimensioni, alla fine si orientano in una certa maniera e non le vedi più. Questa flappeggia ed è un movimento abbastanza alta sul mare, quindi diciamo come in questo caso che si applica qui sulla mia tuga, e che sia abbastanza visibile. Ricordo ancora di amici che utilizzavano addirittura, non so se sapete, quei nastri per delimitare le aree diciamo di lavoro, quindi oltre bianchi e rossi, oltre alla bandiera, così mettevano questo nastro abbastanza lungo, proprio perché il flappeggio, il movimento, crea da parte di chi sta navigando, è facile da individuare. Del resto ve l'ho detto anche per quanto riguarda la pesca, che ne so, ai saraghi, sarago fermo non lo vedi, sarago che si muove un minimo lo vedi, quindi se riuscite a farlo muovere bene. Poi vabbè, non vi dico di prendere la tuga con tutti i vantaggi che possa avere una plancetta del genere per trasportare il materiale che vi serve. Poi tra l'altro vi ho detto che nei colori sgargianti così, ed essendo di un sottile strato, mi dà quasi l'impressione, non so se è vero, ma di riflettere la luce tra sotto l'acqua, quando c'è sole, tra sotto acqua e quella che penetra all'interno, quasi come un effetto lampadina. Ora questo può anche essere un effetto placebo diciamo che ho io, però di fatto mi sembra molto più visibile. Quindi questo è il consiglio: fatevi vedere per mare, fatevi vedere, perché è almeno un piccolo tassello per evitare poi l'ignoranza, la stupidità di gente che invece comunque vi verrà comunque addosso. E a quel punto gridate, gridate a voce alta, fatevi sentire, per mare un urlo si sente parecchio. Se oltre questo volete anche munirvi di un fischietto nautico, ancora meglio, perché un fischio per mare si sente ancora di più. E poi, una volta che magari la persona si è reso conto, che viene lì a chiedervi scusa, non succederà mai, o che si avvicina abbastanza vicino, bestemmiategli contro, perché deve capire che non lo deve fare, deve essere un insegnamento, e urlategli contro, ditegli che non si fa così per mare, che è un ignorante, perché così è se vi è passato così vicino. Vabbè, bando alle ciance, li cambio e andiamo a vedere se ci sono sti identici. Entrato in acqua, carico subito il veleno con un po' di tensione, perché non vorrei aver fatto qualche sciocchezza con le legature o con le misure degli elastici. Però alla fine del caricamento mi rendo conto che la tensione è quella giusta e niente sembra andar male. Vabbè, incrociamo le dita e speriamo di poterlo utilizzare. Con l'arma giusta nelle mie mani scendo sul primo gradino di questa zona, che si ferma intorno ai 14 metri e mi permette di osservare verso il basso, soprattutto per considerare quali sono le condizioni e vedere se c'è mangianza. Qui non trovo parecchio e quindi mi sposto di un po' finché non trovo la giusta mangianza e la giusta situazione. E così, come d'incanto, come spesso avviene con questi fantastici pesci, dal blu si materializzano dei lampi di luce. È un branco di identici, denticiotti, che decide di passarmi vicino, e uno del branco decide anche di staccarsi e venirmi incontro. Non mi lascio sfuggire l'occasione e a distanza, anzi non a distanza, sparo.
non a distanza perché sono abituato a tirare a cortissima distanza con gli altri fucili. Invece con il veleno è quasi una challenge. Cerco di colpire il pesce il più lontano possibile e ovviamente vengo sempre premiato. Grossissima soddisfazione aver cercato questo tipo di pesce, averlo trovato ed averlo anche preso. E sono contento anche di aver settato il veleno così come dovrebbe essere, quindi non ho fatto nessun errore nella lunghezza degli elastici e soprattutto nelle legature. Va bene, primo dentice entrato. Consapevole di aver turbato la situazione a quella quota, scendo più in basso. Adesso sono intorno ai 18 metri e qui la mangianza mi stupisce perché effettivamente pensavo di non trovarne. Sempre a quella quota vengo ipnotizzato da questo piccolo dotto e assisto a una scena da National Geographic. Praticamente la mangianza scarta velocemente verso il basso, spaventata da questo pesce, probabilmente una palamita o qualche altro pelagico, e mi rendo conto che di fatto i due pesci hanno collaborato per cercare di sferrare un attacco alla mangianza, uno dal basso e l'altro dall'alto. Mi sono spostato da quel primo posto con la barca e adesso sto razzolando in meno fondale, sempre con il veleno però, perché ho deciso oggi di sfruttarlo fino in fondo, anche in poco fondale o in zone in cui non sarebbe il caso di utilizzarlo. Qui ho sparato a una piccola corvina che avevo visto precedentemente durante una planata. Ho voluto forzare anche qui il tiro cercando di capire se il veleno fosse adatto anche a tiri all'interno di una tana, ed effettivamente devo dire che non c'è stato nessun problema. Ovviamente però il suo impiego principale è quello all'aspetto al libero e qui cade sotto il tiro un bel sarago. Anche in questo caso ho tirato abbastanza lontano, non rispettando la mia regola di tirare a colpo sicuro, proprio perché voglio provare il fucile. Ma siccome non tutte le ciambelle riescono col buco, ecco che, avendo sbagliato questo sarago in movimento, decido di passare al corto, perché la situazione lo richiede, meglio non esagerare. In questi spazi anche il 60 ha un tiro fulminante e anche devastante. Ho purtroppo rovinato il pesce, però poco male, l'importante è non averlo perso. Tra qualche errore e qualche tiro ben riuscito, la pescata continua in questa zona che perlustro, finché non decido poi di abbandonarla per passare su un fondale diverso. I saraghi stanno effettivamente girando e mi danno la possibilità di insidiarli come a me piace, in tana, con delle cadute, vedendoli dall'alto e insidiandoli proprio all'imboccatura della tana, senza dar loro scampo grazie a questo fantastico sessantino a fiocina. Ok, terminata anche questa fase, decido di spostarmi in bassissimo fondale e qui durante la navigazione, proprio a conferma di quello che vi ho detto e l'attenzione che bisogna porre durante la navigazione a tutto ciò che appare in superficie, mi rendo conto di qualcosa di strano
sul mare. E ovviamente io associo sempre queste situazioni, questi colori o questi oggetti al naufragio, quindi subito mi preoccupo, ma mi rendo anche subito conto che si tratta soltanto di uno scarto. Probabilmente qualche scienziato avrà deciso di abbandonare questo salvagente non più funzionante in mare, senza capire quali implicazioni possa avere un gesto del genere. E visto che ho l'intenzione di utilizzare il veleno anche in bassissimo fondale per i motivi che vi ho già spiegato, inizio la mia pescata con il 110 tra le mani. E devo dire che questa cosa mi ha portato veramente fortuna, perché malgrado al primo tuffo non riesco a vedere altro che non qualche piccolo sarago, decido di spostarmi in quella zona di corvine che a me è ormai tanto familiare. Lo faccio sempre appostandomi all'aspetto e attendendo che esca qualcosa dagli anfratti. Normalmente la cosa, diciamo, si concretizza. In questo caso però mi rendo conto della presenza di questo dirigibile alla mia sinistra e lo stimo veramente lontano, ma per fortuna ho il fucile giusto tra le mani. Sparo d'imbracciata e colpisco probabilmente in coda la grossa corvina, che si va a intanare pur essendo stata insagolata. Il recupero è un po' fastidioso perché non voglio strappare il pesce, è un pesce fantastico, e devo capire se è entrato totalmente in sagola o se è ancora a contatto con il ferro, cosa che potrebbe essere un problema. Quindi effettuo 2-3 tuffi con la torcia per andare a vedere la situazione in tana e mi rendo conto che il pesce si può estrarre con facilità, ma lo faccio sempre con molta cautela. E alla fine vengo premiato da questa fantastica corvina sulle cui immagini indugio per farvela vedere. Si tratta davvero di un bellissimo pesce e preso anche con una bellissima azione, grazie anche al fucile giusto. Per non farmi mancare proprio niente, vedo anche un bel polpo della superficie e decido di portarlo a casa per farci compagnia durante qualche cena o qualche pranzo con il nostro barbecue. Sono veramente ottimi, cucinati e arrostiti. Andatevi a vedere le ricette che ho pubblicato se vi va. Nel frattempo, mentre cerco di sistemare il polpo, in superficie appare il solito Enrico Corona, con il quale ci incontriamo ogni volta che siamo per mare per scambiarci informazioni. Anche qui gli comunico della bella cattura fatta con la corvina, gli spiego quali sono le situazioni, gli parlo anche del dentice e decide anche lui di mettersi a pescare più o meno nella stessa zona. Ovviamente non ci diamo mai fastidio quando è così, sappiamo perfettamente come comportarci in mezzo a mare. Arriva anche un altro bel sarago preso con la fiocina in basso fondale, ma per il quale non avevo acceso abbastanza velocemente la videocamera, poco male, ve lo faccio vedere già catturato. E poi, siccome ho notato la presenza di qualche denticiotto, ho ripreso in mano il 110. E ho fatto bene, perché malgrado i denticiotti non si stiano avvicinando, in questo caso un branco di saraghi si avvicina e fra questi c'è un bel pizzuto, che sarà altra preda del veleno. Con quest'ultima preda concludiamo questa fantastica pescata tarantina e ce ne torniamo in barca, visto che il sole è ormai basso. Oh, pescata finita, una bellissima pescata autunnale e guardate lì, il sole sta per tramontare, quindi mi devo sbrigare. Bello, sono stato fondo all'inizio, poi meno acqua nel pomeriggio, pochissima acqua nella serata. Devo dire che i pesci sono venuti, vi faccio vedere subito il carniere senza stare troppo a cincischiare, perché è tardi e poi devo andar via, e quindi e voilà! Dentice, corvone, bel pizzuto, un altro bel sarago e altri saraghetti. Ecco qua. Insomma, che dire,
nonostante l'arrabbiatura per quello che era successo solo un paio di giorni fa, devo dire che ho mantenuto la concentrazione, ho fatto una bella pescata, grande la pescata sulla corvina, veramente contento per l'azione di pesca, anche quella sul dentice. Insomma, che dire, sono contento, soddisfatto. Peccato, con Enrico ci dovevamo vedere, ci siamo visti, avremmo potuto fare un po' di cavo, però ero troppo stanco per fare il cavo, meglio non fare sciocchezze, meglio essere, diciamo, riposati per provare almeno la prima volta. Io non ho mai provato, poi prima o poi ce la farò insieme a lui a fare questo tentativo. Comunque, pescata autunnale, mi cambio, è tardi e ci vediamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, cliccate qui sotto, iscrivetevi, ciao! E con un accenno di navigazione notturna questa pescata finisce. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, dei commenti fatti su quello che è successo anche a Piero, e soprattutto iscrivetevi, e alla prossima! Insomma, non smetterò mai di dirlo, le soddisfazioni che si hanno facendo una bella pescata da terra sono impareggiabili. E voilà, ecco qua.